Rieccoci insieme con l'avvocato Francesco Biga, legale dell'Associazione Sportiva Bari, e con le vostre telefonate allo 085019998. Ti ringrazio per comunque averci dato un po' di numeri, perché comunque la matematica non è un'opinione, sei stato molto chiaro nel dettaglio della situazione debitoria del Bari, ma non solo, anche in quelli che sono i crediti e le prospettive del club. C'è un amico in linea, pronto? Carissimo Enzo, sono sempre Rocco da Bari, Ciao saluto Rocco. l'avvocato Big che è stato veramente esauriente su queste cose. Enzo, Grazie. devo fare i complimenti non solo all'avvocato Big, ma anche a te nel tuo blog, che tu nel giornale dove Sì, lavori, hai sì. detto due cose che veramente i matarresi dovrebbero spiegare ai baresi. Primo, il qualunquismo. Enzo, l'ho letto bene quel tuo articolo nel computer. Ma la seconda cosa, che i baresi non capirebbero a gennaio certe operazioni che chissà perché devono essere fatte a detrimento del Bari. Forza Bari, cioè. Forza Bari, va bene, va bene. Io, come dire, discuto non solo la sostanza, ma forse ancora di più la forma dell'uscita di Antonio Matarrese, ancora prima Garzelli, che poi curiosamente Garzelli aveva detto già la settimana scorsa questa storia, però nessuno si era un po' ribellato, poi l'ha ridetto in televisione. Ha, come dire, rafforzato l'idea Matarrese e Garzelli per la prima volta è finito nel mirino dei contestatori. La forma, perché insomma manca un mese abbondante al mercato di gennaio, perché forse sarebbe stato opportuno dal mio punto di vista convocare Torrente, Angelozzi e spiegare loro la situazione, anche perché a mio avviso nel momento in cui dichiari uno stato di calamità dal punto di vista societario è chiaro che gli altri faranno il prezzo. Questa è la mia sensazione, perché se tu sei in difficoltà e gli altri sanno che tu con quei soldi sopravvivi, devi andare avanti, probabilmente non ti pagano il prezzo giusto. E sarebbe un peccato, perché oggi un certo valore la squadra ce l'ha, non so se condividi. Sì, Enzo, però bisogna dire che certe cose sono state dette anche in precedenza, non è che sono state dette soltanto nelle ultime interviste che sono state rilasciate nel fine settimana. Io dico una cosa, che bisogna innanzitutto comprendere la situazione nella quale stiamo cercando di lavorare, quindi probabilmente bisognerebbe un attimino valutare le cose anche nella loro globalità. E secondo luogo, io non so se determinate operazioni poi si risolvono in un effettivo detrimento al valore della squadra. Io faccio un esempio. L'anno scorso, a gennaio, noi abbiamo venduto, perché dovevamo venderlo, Donati. Ci fu una notevole dose di critiche su questa operazione. Poi va a finire che il Bari ha preso un giocatore al posto di Donati, che è Romizzi, che non soltanto ha sostituito degnamente l'ex capitano del Bari, ma che ha un valore economico oggi notevolmente superiore a quello che poteva avere Donati alla fine della carriera. Quindi io mi fido molto delle capacità tecniche e anche contrattuali di Guido Angelozzi nel calcio. Ho visto direttamente come lavora Angelozzi sul calciomercato. Per cui sono d'accordo con te che qualcuno potrebbe prenderci con il coltello alla gola, ma qui il problema non è il singolo giocatore, è la sopravvivenza del Bari. Cioè, dobbiamo porci di fronte a questo problema. Stiamo cercando di salvare una cosa alla quale tutti teniamo. Io domenica mattina in curva ho sentito tanti tifosi ai quali sono veramente vicino, perché sono miei compagni di tanti anni di partite, i quali mi dicevano: ma noi alla fine dei conti addirittura ci andrebbe bene pure il fallimento. Io però non so se poi di fronte a una eventuale ipotesi concreta del fallimento gli stessi tifosi sarebbero contenti. Quindi io, a differenza di tanti altri tifosi che oggi stanno cominciando a seguire il Bari, ho fatto la Serie C. Sono stato a Genzano a vedere Cinzia Ed Genzano era già un'altra giocare. serie C, E Era un'altra quindi serie C comunque. so cosa significa. Per cui mantenere questa categoria è importantissimo per una città come la città di Bari. Non sono d'accordo sul discorso che viene fatto: a questo punto preferiamo il fallimento, la Lega Pro, qualunque conseguenza determini poi il fallimento della società. Aspetta un attimo, Francesco, che c'è un amico in linea, pronto? Ciao, buongiorno, sono Michele da Bitetto. Ciao Michele, ciao. Saluto l'avvocato. Ciao. Buonasera.
Sì, no, un paio di cose. A me fa sempre, come dire, sorridere, tra virgolette, diciamo, stimo l'avvocato perché è un professionista, quindi chiaramente lavora per questa società da tanti anni, è un tifoso, quindi indubbiamente va tutta la mia stima, però lui, come tanti, tra cui anche qualche tuo collega o qualche tifoso che ha appena chiamato, cercano di arrampicarsi un po' sugli specchi nel giustificare, questa gestione che secondo me dopo 35 anni si può fare un bilancio e secondo me sotto tanti aspetti è decisamente fallimentare per le premesse che c'erano, per le aspettative che ha creato, per tante cose. E sono d'accordo con l'avvocato che ho sentito tante volte col fatto che chiaramente questa città e la classe imprenditoriale e politica di questa città è di un livello, non voglio dire basso, però insomma non è certamente una città che ha a cuore le sorti della sua squadra. E poi un'altra cosa e chiudo, visto che aleggia sempre nelle nostre discussioni il fantasma di Perinetti, no? Perché sembra che tutto sia dipeso dalla sua gestione. Allora, secondo me è da un lato ingeneroso perché è bene lodare i vari Angelozzi e Garzelli che stanno facendo un grande lavoro, però anche Perinetti, secondo me, è pur vero che ha sostenuto una gestione abbastanza dispendiosa, però i risultati sono venuti e i soldi sono entrati. E dall'altro lato è anche un pochino vigliacchetto perché accusare una persona che non è più qui e che tante volte è stato vostro ospite, quindi ti vorrei fare un invito, se fosse possibile una volta invitare il direttore al telefono e sentire Va anche un bene, po' l'altra campana. perché no? Grazie. Grazie a te, ciao. Beh, è un bel argomento questo, perché in effetti sento parlare a volte anche spifferi societari che dicono è tutta colpa di Perinetti. In verità, sapete come la penso io? Perinetti firmava assegni non suoi, voglio dire, alla fine io dico che nel bene e nel male dipende tutto da chi comanda in una società. Perinetti ha raggiunto il risultato sportivo alla grande. Ha portato il Bari da uno 0-4 Bari-Lecce al decimo posto in classifica in Serie A, quindi chi doveva vigilare evidentemente in quel periodo era sotto effetto, come dire, di innamoramento sportivo, per cui gli ha lasciato fare. Cioè, no, no, non si può, Perinetti ha fatto quello che gli è stato permesso di fare, Ma se mi consenti, eh? io la mia, diciamo, su questo io non vorrei dire la mia opinione personale perché naturalmente è sempre, a me non piace parlare male degli assenti, quindi non è. Però dico che se i meriti vanno dati a, cioè io faccio questo ragionamento, se va dato un merito a Perinetti per aver diciamo, contribuito ai risultati che sono stati raggiunti da Bari negli anni scorsi, automaticamente dovrebbe essere dato un merito a chi stava sopra, cioè non è che i meriti sono Esatto, di Perinetti esatto. e i demeriti sono degli Questo è altri, giusto, questo è cioè, assolutamente allora o giusto. diamo i meriti a tutti e i demeriti a tutti, oppure, Tanto per essere chiari, non possono essere le vittorie di Perinetti e le cioè non è che sconfitte di Matarrese. chi Sei metteva i stato chiaro. soldi E è certo. colpevole e Perinetti invece deve prendersi tutti i meriti. Fermi, Francesco, abbiamo un'ultima parte ancora a disposizione per parlare di questo tema. Adesso c'è la pubblicità.